Ciao ragazze! Allora, il video che vi faccio oggi è veramente fondamentale e importantissimo, perché purtroppo mi sono resa conto che c'è troppa disinformazione riguardo a questo argomento. Ai corsi sono cose che purtroppo non accennano mai, invece sono molto importanti, scusate, vi vado a parlare della lampada UV, della sua manutenzione, del modello che è meglio scegliere e che cosa dobbiamo capire quando andiamo a scegliere una lampada UV. Perché purtroppo noto che ci sono lampade UV che vengono vendute, ma sono scarse, non sono adeguate, non sono a norma. Cioè c'è veramente un mercato davvero brutto riguardo questa cosa. E mi sono accorta anche che c'è troppa disinformazione riguardo all'uso della lampada, alla sua manutenzione, alla sua pulizia, al suo ricambio bulbi, insomma, un po' per tutto. Quindi si pensa a volte di saperne perché si dice ok, l'accendo, ci metto sotto la mano e la tolgo e sono a posto. E invece purtroppo sono tante le cose da sapere e mi sto rendendo conto che spesso le ragazze hanno delle ricostruzioni che non durano. Si lamentano di gel che invece non hanno assolutamente problemi e tutto questo purtroppo deriva da lampade magari vendute a queste persone che purtroppo non sono buone lampade, queste persone non fanno ricambio dei bulbi, sono tantissime insomma le motivazioni, quindi io credo che questo video sia di fondamentale importanza e vi consiglio di seguirlo bene. Allora, andiamo innanzitutto a capire quali sono i modelli buoni di lampada. Adesso è ovvio che qui io non ho tutti i modelli di lampada da farvi vedere, però c'è una lampada che io in particolar modo sconsiglio. Economico, quindi comunque il prezzo invoglia, però su quella lampada lì vi assicuro che avrete dei problemi per il ricambio dei bulbi. È una lampada che tende a lasciarvi presto, perché comunque purtroppo non ha un buon trasformatore, non ha delle buone prese d'aria e quindi alla lunga è una lampada che o vi dà problemi da subito, perché è proprio un modello che davvero vi sconsiglio, oppure ve li darà, perché comunque non avendo sufficienti prese d'aria, non avendo un buon trasformatore interno, purtroppo comincerà a darvi dei problemi di malfunzionamento veramente a breve. Quindi quello è un modello che io davvero sconsiglio. Vi sconsiglio anche i modelli che potete trovare con i bulbi solo nella parte superiore, perché quelle comunque nascono più che altro per i piedi. Il modello migliore di lampada è quello che adesso io vi vado a mostrare, che è appunto questo. Solo che il problema è questo. Ovviamente questo è un buon modello, però il problema è che viene imitato tantissimo. Quindi viene imitato, sembra uguale, ma viene imitato purtroppo in mala maniera, perché comunque ci sono lampade che all'apparenza vi possono sembrare fatte così, però poi anche solo prendendole in mano vi rendete conto che sono molto più leggere. E quello implica appunto il fatto di un trasformatore all'interno scarso, però potrebbero effettivamente sembrare uguali identiche a questa, e invece purtroppo non lo sono. Anche solo il problema dei rivestimenti interni che andiamo ad avere nella parte superiore, nella parte qui dietro, in fondo dai bulbi, sono proprio mal attaccati, precari, non ben saldati, e quindi quelli sono purtroppo problemi che poi vi va a dare la lampada. Spesso e volentieri invece internamente vengono usati dei materiali che invece si deteriorano con facilità oppure si surriscaldano con facilità. Questo poi che problema vi va a dare? Un problema grande, perché comunque gli attacchi della lampada cominciano a risentirne, i bulbi attaccano male, non danno luce continua, insomma vi danno un sacco di problemi. Quindi, come capire se una lampada è buona o meno?
Allora, innanzitutto vi consiglio di comprarla in un negozio, che sia online, che sia un negozio fisico in cui vi recate, che venda materiale ovviamente per ricostruzione delle unghie, perché purtroppo invece queste lampade spesso e volentieri sono vendute un po' da tutti. Sono vendute dai cinesi, sono vendute da store in eBay, bazar dove c'è di tutto. Ovviamente capite che queste persone di ricostruzione delle unghie non se ne intendono assolutamente. Sono lampade che spesso fanno arrivare dalla Cina e dalla Corea e rivendono. Però loro, se poi gli andate a chiedere o avete dei problemi, poi vi trovate nel panico perché comunque loro vi troveranno delle scuse, vi diranno qualche cosa, ma il malfunzionamento della lampada questi manco li conoscono. Ok. Lo capite anche dal fatto che trovate delle lampade a 20-25 euro. Non sono buone lampade, ragazze. Sono lampade veramente scarse. Vi può sembrare che funzionino, vi possono sembrare uguali, ma credetemi, non sono assolutamente buone lampade. Non vi viene spesso garantita una garanzia di 2 anni, che invece su un'apparecchiatura elettronica come una lampada UV deve esservi data. Elettronica, scusate, elettrica, deve esservi data, non sono a norma CE, spesso volentieri, quindi attenzione, veramente tanta attenzione perché è davvero importante. Un buon modello di lampada, perché c'è anche il rovescio della medaglia, si trova questo modello di lampada magari a 100 euro, 120 euro, sono troppi, lì vuol dire che comunque vi stanno fregando, quindi vi vendono una buona lampada, però comunque vi hanno anche fregate. Un prezzo buono oscilla tra i 50 euro e i 60 euro. Ok? Richiedete comunque sempre se questa lampada è garantita. Ok? Se a norma c'è. Queste sono cose molto importanti. Vi consiglio questo modello perché appunto ha delle prese d'aria sul fondo che gli permettono di ariarsi a sufficienza durante l'uso, di evitare che si surriscaldi. Vi consiglio il modello con cassettino estraibile perché questo vi aiuta nella pulizia interna della lampada perché appunto viene fuori. Vi aiuta nell'inserimento dei bulbi quando lo dovete andare a fare. Vi aiuta proprio a lavorare al meglio. Ok? Sul fondo della lampada vi consiglio sempre di mettere una protezione, in questo caso può essere un fazzolettino. Vi sconsiglio la stagnola perché di solito se la mano suda abbastanza, tutto il resto d'estate tende ad appiccicarsi sul fondo, poi ve la rovina, perché la specchiatura comunque che c'è sotto è quella che ci aiuta anche a catalizzare meglio il gel. Per la sua pulizia vi consiglio un antibatterico, un Apison, quello che è, e più che altro fate attenzione quando la cliente immette le mani nella lampada, cioè che non voleva cominciare a attaccare il gel qui sopra, perché è un vizio, in fondo, sotto e soprattutto attaccato ai bulbi, perché se cominciano a sporcarvi i bulbi con il gel che si attacca, questo bulbo campa anche di meno perché comunque comincia a essere troppo sporco. Ok, i bulbi di ricambio di solito di questa lampada sono questi, con questa dicitura qui: UV 9 watt barra L. Ok, di solito hanno attacco quadrato. Attenzione perché in commercio alcune hanno attacco esagonale, poi dopo non li questi bulbi faticate a trovarli, e quindi comunque per avere dei bulbi un po' più reperibili cercateli con l'attacco quadrato e con questa dicitura, perché sono quelli che poi quando andrete a fare il ricambio trovate più facilmente. Ok? Allora andiamo alla questione bulbi, perché purtroppo ho sentito delle cose da paura, ho sentito persone con dei bulbi sulla lampada da 2 anni. Persone che usano bulbi anneriti, ne ho sentite un po' tante. Allora, il bulbo della lampada UV innanzitutto non è come una lampadina di casa che quando ci scoppia o quando non va più la sostituiamo. Assolutamente no, i bulbi della lampada possono continuare ad andare, ma non per questo significa che sono ancora efficaci. Questa è una cosa che frega tantissime persone, perché tante persone hanno delle lampade da 1 o 2 anni sempre con questi bulbi, sono convinte che perché si accendano ancora vadano, e invece non è assolutamente così che funziona. A volte è vero, il bulbo vi può abbandonare, vi può
si può spegnere e non funzionare più, ma la maggior parte delle volte continuano a funzionare, ma non sono più efficaci. Ok, allora, quando cambiare un bulbo? Dunque, un segnale molto evidente, che però vi dico non sempre purtroppo viene dato, è l'annerimento vicino a questa parte. Comincia a diventare proprio scuro questo bulbo e significa che è da cambiare. Ok? Attenzione, se per caso cambiate i bulbi spesso e vi si anneriscono facilmente, perché delle volte il problema allora è di attacchi della lampada e purtroppo sono quelli che vi vanno a rovinare il bulbo. Attente se durante l'uso, non in partenza, perché sappiamo che lì lampeggia, dopo deve rimanere fisso. Ok, la luce della lampada, perché se continua a lampeggiare durante il lavoro vi catalizza male il gel e significa che gli attacchi della lampada sono difettosi. Questi purtroppo, oltre a darvi un lavoro precario, alla lunga vi deteriorano ancora prima il bulbo. Ok? I bulbi UV vi consiglio sempre quando li cambiate, segnatevi da qualche parte che l'avete cambiato. Ok? Non vanno tenuti sempre in quella maniera, si mettono su e si terranno da questa parte per il frattempo necessario, poi si gireranno a metà della loro vita e si rincastreranno dall'altra parte, così siete sicure che il bulbo lo andate a sfruttare tutto da una parte e dall'altra. Questo è importantissimo. Ricambio dei bulbi quando deve essere fatto. Allora, se usate la lampada UV praticamente tutti i giorni, i bulbi sono da cambiare ogni 3 mesi, ok? E da girare dopo la metà della loro vita. Quindi se li cambiamo ogni 3 mesi, questo vuol dire che dopo 1 mese e mezzo li dovremo girare, ok? Così ce li andiamo a sfruttare tutti. Poi dopo loro continueranno probabilmente a funzionare, ma credetemi, sono da cambiare. Se invece la lampada UV la usiamo solo su di noi, quindi vuol dire che ci facciamo un refill al mese. È una lampada che ho usato pochissimo. Quindi, però, bene o male, ci si fanno delle prove, si va sotto, è difficile che si usi proprio una volta al mese. Quindi, in quel caso lì, comunque, girateli dopo 6 mesi e cambiateli dopo un anno. Non teneteli comunque su a vita, ok? Solo perché si accendono. Se usate la lampada invece un paio di volte a settimana, quindi non tutti i giorni, ma neanche una volta al mese, fate un ricambio circa di 4-5 mesi, ok? Così siete sicure che darete sempre efficienza ai bulbi e alla lampada. Segnali che il bulbo non vi sta funzionando bene, a volte ce ne sono, però non sempre. Uno dei segnali più evidenti viene dato dai sigillanti finali lucidanti, perché cominciano ad essere meno lucidi. Questo è già uno dei segnali che la lampada comincia ad avere qualche problemino, il bulbo comincia ad essere esaurito. Altri segnali possono essere che i gel colorati, soprattutto quelli scuri, vi malcatalizzano, vi escono ancora gommosi dalla lampada, non asciutti. Però si può notare spesso anche dal gel di French, che non vi esce catalizzato a dovere. Questo purtroppo non sempre capita, ma a volte sì. Come addirittura vi può capitare che vi si scaricano i bulbi laterali e ancora vadano quelli sopra. Magari vi esce la ricostruzione, sulla superficie sembra catalizzata e nei lati invece no. E vi salta via perché comunque non si è catalizzata bene. Sono tutti segnali che potreste avere, ma vi ripeto, potreste non avere. Quindi comunque voi, quando installate un bulbo nuovo, segnatevi il periodo in cui sarà da girare, segnatevi il periodo in cui sarà da sostituire, perché questo è molto importante. È importante anche per il derma della pelle, perché comunque bulbi malfunzionanti che voi continuate ad usare perché non sapete del ricambio, quindi comunque continuate ad usare dei bulbi vecchi, sono comunque pericolosi anche per il derma della pelle, ok? Che altro dirvi? Io credo di avervi detto tutto, di avervi detto le regole fondamentali, però è ovvio che se avete altre domande potete tranquillamente chiedere sotto come sempre. E avrete la risposta. Se
Però vi ripeto, è una cosa molto importante perché purtroppo spesso mi sento dire da ragazze: ah, ho comprato questo gel perché lo nominano tanto, dicono tutti che è buono, io sono sicura di usarlo bene, ma su di me non dà questa resa. Poi vengo a sapere che magari la lampada ce l'ha da 2 anni, è un modello di lampada scarso, l'ha comprato dai cinesi, o ha comprato una lampada buona, però dopo si è fatta tentare da un bulbo che costava 2 euro l'uno. E l'ha messo su, cioè fatevi delle domande perché le cose, insomma, non devono costare un'esagerazione, ma non devono essere neanche regalate perché comunque un motivo dietro c'è e sempre. Ok? Quindi io vi ripeto: risparmiate su quello che possono essere le lime, quello che possono essere i pennelli. Ma attenzione, ragazzi, non risparmiate sulle attrezzature che sono la fresa, che sono la lampada. Sui gel, ovviamente, non andate a usare delle schifezze e soprattutto non vi attentate alla vita con del materiale elettrico che può andarvi a dare dei problemi oppure crearvi delle brutte cose perché, comunque, ve lo ripeto ve l'ho detto altre volte, ma ve lo ripeto ancora: ci sono persone che denunciano per meno. Attenzione, perché io ho visto lampade cinesi scoppiare con la mano della cliente sotto. Bulbi malfunzionanti che scoppiavano anche loro su lampade comunque precarie, la cliente che si tagliava le mani, cioè state attente perché comunque sono cose veramente serie, ok? Io credo e spero di avervi detto tutto. Vi indicherò ovviamente dove io ho acquistato questa lampada e comunque prediligete questo modello fatto così, ma state attente soprattutto a richiedere garanzia, a richiedere norma CE e che sia comunque un costo accettabile. Perché credetemi che le lampade da 20-25 euro vi sembrano uguali, ma già solo quando vi arrivano noterete una leggerezza che quasi vola via solo sollevandola, a differenza di una buona lampada che invece ha un buon trasformatore interno. E materiali interni usati comunque di qualità, ok? Per la sua pulizia comunque vi consiglio un disinfettante battericida come vi dicevo. Niente, basta. Io credo che non ci sia altro da aggiungere. Se avete domande, come sempre sotto. Vi mando un grosso bacio. Ciao ragazze!